Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Teleconsiglio Regione. Si parla di partecipazione, cambia la legge regionale, dibattito pubblico e promozione della partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali. L'assessore Stefano Cioffo ha illustrato all'Aula il documento preliminare alla proposta di modifica appunto della legge. Nel corso del 2022 sono state 34 le richieste di sostegno presentate all'autorità per la partecipazione, di cui 20 sono state finanziate per un totale erogato di oltre 320.000 euro, una cifra di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Si tratta soprattutto di progetti collegati alla rigenerazione urbana che per la gran parte, oltre il 76%, sono state presentate da parte degli enti locali. L'occasione dell'illustrazione dell'attività dell'autorità per la partecipazione è stata opportuna anche per porre l'accento su alcuni aspetti. Da una parte l'adeguamento della legge regionale 46 del 2013 sulla partecipazione, rispetto alla quale è in discussione una comunicazione da parte della Giunta regionale e che anticipa una riforma normativa che presto approderà nell'aula del Consiglio regionale. Dall'altra parte una riflessione sull'istituto del dibattito pubblico regionale e la necessità di garantire coerenza di questo istituto con l'omologo previsto a livello statale. Si è posto poi l'accento sulla necessità di garantire un'adeguata formazione del personale dei comuni rispetto ai percorsi partecipativi, soprattutto dei comuni più piccoli della nostra regione, che non potendo vantare grandi risorse umane hanno necessità di una maggior specializzazione del personale presente, e per questo il Consiglio regionale ha votato una proposta di risoluzione a maggioranza nella quale, oltre ad auspicare una revisione della legge sulla partecipazione dell'istituto del dibattito pubblico regionale, si è posto l'accento sulla necessità di incentivare le forme di monitoraggio degli esiti dei percorsi partecipativi sviluppati a livello regionale e dall'altra parte di garantire un maggior coinvolgimento dei piccoli comuni nei percorsi di partecipazione attraverso la formazione del loro personale. La Lega vota contro semplicemente perché siamo piuttosto scettici sul fatto che gli strumenti di partecipazione non siano ancora debitamente conosciuti e utilizzati, specialmente da parte dei privati. Consideriamo i dati. Sono state accolte di 34 richieste di progetti partecipativi, 20, di cui uno solo di soggetti privati. Non abbiamo neanche una richiesta di dibattito pubblico. Si crede davvero nella partecipazione? Allora dobbiamo iniziare a calibrare e a basare le politiche pubbliche su un confronto, su quelli che sono dei temi cruciali che riguardano, diciamo, il futuro della Toscana, e quindi a un reale coinvolgimento dei territori. Questo perché non significa strizzare l'occhio a comitati oppure fare la solita politica del tipo allora sì, lo volete far qui, noi vi diciamo no e mettiamo 5.000 comitati a impedire di realizzare un'opera pubblica. Questo non è lo spirito, anzi se la partecipazione fosse stata in qualche modo anche accompagnata ad una consapevolezza, ad una spiegazione molto spesso sui territori, forse avremmo anche evitato dei contenziosi, anche perché molto spesso appunto si generano dal mancato confronto. Quindi o ci si investe sul serio oppure siamo di fronte all'ennesima dichiarazione di intenti. Ovviamente i percorsi di partecipazione sono favoriti da una legge toscana. Da parte nostra più volte abbiamo sollecitato un miglioramento del quadro normativo rispetto ad un principio cardine. La partecipazione è corretta, è doverosa, è opportuna, è importante, però non deve mai ostacolare i processi decisionali. È fondamentale la dimensione dell'ascolto. Abbiamo visto che in molti casi l'ascolto diventa importante quando attivato dalle amministrazioni comunali, anche dai cittadini stessi, però è evidente che dobbiamo sempre favorire il processo decisionale. Quello è il compito del Consiglio regionale, quella è la funzione della politica e delle istituzioni. Quindi noi stiamo su questo contesto, però ci portiamo i nostri rilievi critici per cercare di migliorarne il quadro, ne stiamo discutendo con la maggioranza. Tra i due delle questioni che hanno riguardato la partecipazione sono state
la Darsena Europa e la questione dei gessi rossi di Scarlino. Sappiamo tutti quali sono gli esiti di queste due situazioni. Quello che viene da domandarsi, guardando il dietro nel tempo e negli anni a quando le partecipazioni sono avvenute, è se sono state ascoltate le criticità che all'epoca la popolazione, associazioni ambientaliste e altri sollevarono, perché se tutto si deve ridurre semplicemente a un ascolto che non dà luogo poi a nessun'altra forma di proattività, allora della partecipazione per certi versi se ne può fare a meno, perché non è questa la partecipazione che cerchiamo. E invece serve che venga ben rifinanziata e che venga portata avanti, soprattutto dagli enti locali. L'ultimo esempio positivo è stato quello del referendum di Empoli, che appunto sul filo del rasoio sta riuscendo a essere portato avanti. Trasporto pubblico locale su gomma, emerge la carenza di personale addetto alla guida. L'assessore Baccelli ha risposto all'interrogazione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi. Baccelli è intervenuto anche sul bonus trasporti. Ho presentato un'interrogazione sul gradimento dell'utenza per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma, cioè per chi prende l'autobus in sostanza. E da qui emerge che da un certo punto di vista sembra che vada tutto bene. In realtà i reclami sono tantissimi, perché già dalla fine dello scorso anno fu proprio l'assessore a dire che moltissime erano corse saltate, circa una metà proprio nella città di Firenze. Questa situazione è andata aggravandosi fortemente con i lavori della tranvia. Allora, come si fa a gestire un servizio pubblico senza programmare? Sapevamo tutti che ci sarebbero stati i lavori della tranvia su Firenze, sappiamo tutti che saltano le corse extraurbane nelle zone costiere a valenza turistica, sulle isole, ma non si programma di anno in anno, e tutti gli anni ci troviamo a stagione iniziata a dover dire e affrontare le stesse problematiche e le stesse cose. Su Firenze poi prendere l'autobus è diventato quasi andare a fare un giro in un girone dell'inferno, ma è veramente così? Allora una proposta può essere che magari le segnalazioni che devono essere fatte da parte degli utenti possano anche essere agevolate nel mettere il numero verde oppure un riferimento anche sui biglietti dell'autobus o anche sulle app dove si va a prenotare e a comprare il biglietto. Dobbiamo monitorare veramente la situazione. Su Firenze chiaramente la situazione è insostenibile, chiaramente le responsabilità riguardano anche l'amministrazione comunale di Firenze, però chi ne paga sempre le conseguenze sono gli utenti e coloro che vogliono prendere l'autobus. No, noi non siamo convinti, è l'esito scontato di una gara fatta dalla Regione, che però non ha gli strumenti per controllare il concessionario. Quindi il concessionario fa le verifiche da solo, ci dice che va tutto bene per farsi capire Madama la Marchesa, ma in realtà non è così. Addirittura ci giunge notizia, per esempio da Arezzo, molte sono le segnalazioni ancora di corse tagliate, soppresse oppure di gravi ritardi o gravi disservizi. Cogliamo l'occasione anche per denunciare pubblicamente il fatto che Autolinea Toscana ci risulta stia spostando molta della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi su fornitori stranieri, e quindi smontando di fatto quel sistema che da sempre ha assicurato in Toscana ricambi originali per i mezzi. E questo naturalmente lo leggiamo come un ulteriore errore che si aggiunge agli atti precedenti, chiedendo all'azienda di ripensare questo assetto e di valorizzare invece le imprese che in Toscana garantiscono da sempre assistenza ai nostri mezzi. Noi abbiamo chiesto contezza di come l'azienda si stesse organizzando per divulgare e dare ai cittadini la possibilità di accedere al bonus trasporti che ha messo il governo. L'assessore ci ha detto che l'unica modalità di accesso è lo SPID, che è quel sistema di certificazione digitale a cui però diverse famiglie, soprattutto le persone anziane, hanno difficoltà ad accedere, e per questo ANCI insieme a Autolinee Toscane ha fatto, dopo la nostra interrogazione in data 6 luglio, partire un accordo con le botteghe della salute e con gli sportelli del servizio civile per mettere quelle persone in condizione di avere un supporto al fine di presentare la domanda del bonus. Quindi è un passo avanti per l'utilizzo comunque del servizio pubblico di trasporto. Oblio oncologico, il Consiglio si è espresso unanimemente sulla mozione del consigliere regionale Stefano Scaramelli, consigliere di Italia Viva.
chiede un impegno fattivo della Regione Toscana nei confronti del Governo e del Parlamento perché la questione dell'oblio oncologico venga approvata anche a livello nazionale. È un'opportunità per consentire alle persone che hanno sconfitto il tumore nella propria vita di avere un accesso libero a molti servizi, in particolar modo bancari, assicurativi, pensiamo all'adozione di un figlio. Cioè il fatto di aver sconfitto un tumore deve riportare, la scienza lo dimostra, all'anno zero fondamentalmente, rigenerare una persona non soltanto perché vince una sfida e molte volte poi si trova poi limitata nell'accesso di alcune funzioni. La legge deve liberare le persone che hanno sconfitto il tumore da questi vincoli, da questi cavilli. Penso la questione più importante sia quella delle adozioni, ma non solo, anche l'accesso a un mutuo, così come a una prestazione assicurativa. È una persona che hanno superato una malattia e come tale tornano a essere ovviamente sane e come tale devono avere diritto come le altre a poter accedere a dei servizi che sono di natura ovviamente civile, e quindi serve un impianto normativo nazionale, una battaglia che a livello nazionale sta portando avanti Maria Elena Boschi e noi stiamo sostenendo come Regione Toscana. Sì, diciamo che questa mozione che è stata emendata, proposta stavolta da Scaramelli, è una mozione che viene ripresentata a distanza di quasi un anno, perché era stata presentata l'anno scorso dal Partito Democratico, votata da tutti all'unanimità, su un tema molto delicato, e quindi per proporre una legge in Parlamento che ancora non c'è e che darebbe il diritto dell'oblio alle persone malate oncologici. Questo è un tema sensibile perché? Perché i malati oncologici ancora oggi hanno difficoltà nell'accensione dei mutui, nell'assicurazione, nelle adozioni, in quella che è la vita reale di tutti i giorni e quindi anche nella vita lavorativa. Riteniamo che questa legge sia una legge di dignità per queste persone che una volta guarite hanno il diritto di riscattarsi e di vivere una vita normale come tutte le persone che sono guarite. L'avevamo presentata allo scorso governo e allo scorso Parlamento, l'abbiamo riproposta anche adesso affinché si smuova qualcosa, perché il tema è davvero un grande tema che tocca tante tantissime persone. La mozione di Alessandro Capecchi a favore dell'edilizia scolastica, una mozione che però non è passata al voto. Sentiamo Alessandro Capecchi. Sì, come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione per chiedere che la Giunta regionale riveda i criteri di assegnazione dei contributi per la messa in sicurezza con criteri di urgenza e indifferibilità delle scuole, perché uno dei presupposti è che le scuole siano sostanzialmente chiuse o parzialmente chiuse. I tecnici dei comuni che abbiamo interpellato invece ci dicono che spesso e volentieri ci sono situazioni comunque urgenti ma che non hanno necessitato la chiusura della scuola, e attendere la chiusura della scuola per intervenire significa creare un disagio all'amministrazione ma soprattutto alle famiglie. Ci sembrava sinceramente un principio di buon senso quello di non prevedere la necessaria chiusura per finanziare interventi comunque urgenti e indifferibili. In più la difesa del Partito Democratico per non votare la nostra mozione è stata singolare, perché si sono richiamati alla difesa dei valori derivanti dai bandi generali, quando poi nell'ultima variazione di bilancio, senza fare nomi, hanno dato 300.000 euro a una scuola per mettere a posto un impianto elettrico. E allora bisognerebbe essere coerenti fra quel che si dice e quel che si fa. Noi abbiamo fatto una proposta, ce l'hanno bocciata, ci dispiace, soprattutto per le tante scuole che ancora ad oggi hanno situazioni di difficoltà e di sicurezza e che potevano trovare risposta nei bandi se questo criterio che abbiamo chiesto di eliminare fosse stato eliminato. Si parla di lavoro, arti, via libera al bilancio preventivo 2023. Evidenzia innanzitutto che c'è un bilancio che cresce di circa il 19% e una grande attività, quindi al di là dei numeri di un bilancio in pareggio, abbiamo segnalato, la stessa dottoressa Cannoni ci ha raccontato quello che è il lavoro che stiamo facendo, che la Regione Toscana sta facendo e arti in particolare in questi primi mesi. Inizia una fase nuova, una fase importante per il lavoro e per la formazione lavoro, perché grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e con ANPAL, ma anche alle risorse che arriveranno del Fondo Sociale Europeo, noi dovremmo avere attenzione e cura sui territori per incrociare la domanda e l'offerta. Il mercato del lavoro sta cambiando e bisogna essere capaci di incrociare le esigenze delle imprese e delle aziende con le esigenze dei lavoratori. Quindi una grande attenzione anche alla concertazione con le amministrazioni comunali, con le associazioni di categoria, con le associazioni sindacali. È un momento importante, quindi anche sui vari territori sono stati realizzati dei protocolli nelle varie province che mettano insieme tutti questi soggetti affinché si possa davvero calibrare
sulle esigenze di ciascun territorio, che è sicuramente diverso rispetto alle varie province della Toscana, e quindi poter dare una risposta alle esigenze del lavoro, ma soprattutto creare corsi di formazione che siano aderenti il più possibile a quelle che sono le necessità dei lavoratori, ma anche delle imprese artigiane o imprenditoriali. Positivo da parte di Italia Viva, un'agenzia che cerca ovviamente di lavorare rispetto all'impiego ovviamente del personale, cerca la ricerca dell'occupazione, della prima occupazione, il ricollocamento delle persone, il tentativo di ovviamente di migliorare la qualità della vita della persona, e trova da parte nostra massimo sostegno. È la logica del lavoro che deve ovviamente nobilitare l'uomo e non quella dei sussidi, è il motivo per il quale noi abbiamo sempre e convintamente investito sulle politiche di arti, che sono delle politiche di carattere regionale che però tengono conto anche delle impostazioni di carattere nazionale. Arti è oggi un'agenzia regionale chiave, se non altro perché sono state investite sulle politiche sociali del lavoro tantissime risorse, si parla di 200 milioni da ripartire a livello regionale a partire dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Naturalmente tutto questo impone un monitoraggio attento rispetto a quello che è un costo, soprattutto che è legato all'aumento del personale. Si parla in Toscana di circa 1058 unità che verranno assunte nell'ambito del 2023. Ora, noi non possiamo pensare che il lavoro lo trova chi viene assunto in arti, perché poi questo diventa il paradosso, e questo ulteriore paradosso può essere anche quello per cui oggi, di fronte a una necessità di snellire soprattutto il rapporto tra domande e offerte, di trovare una, diciamo un raccordo molto spesso tra ciò che chiedono le imprese e anche un lavoro qualificato, perché non dimentichiamoci che in Toscana c'è anche l'emergenza del cosiddetto lavoro povero, ecco, tutti questi dati messi insieme ci impongono un monitoraggio costante e attento su come vengono spese le risorse, a partire dalla formazione e dalle politiche attive, e soprattutto diciamo oggi, anche alla luce della riforma sacrosanta del reddito cittadinanza, si porrà davvero il tema di formare ancora meglio quei profili professionali che appunto oggi vengono richiesti dalle imprese, per non parlare poi di tutto quello che è l'ambito dell'occupazione giovanile, del quale poco si accenna. Molto generica anche la parte sui programmi, vengono rifinanziati alcuni programmi ad esempio che riguardano lavoratori che sono stati colpiti da crisi aziendali, però è un settore che naturalmente meriterebbe una maggiore attenzione e, ripeto, anche un maggior monitoraggio da parte del Consiglio regionale. Quindi il nostro giudizio è un giudizio ad oggi negativo, soprattutto perché dovremo vedere da qui al prossimo futuro come le risorse verranno effettivamente spese attraverso un'attività intensa di monitoraggio. L'Agenzia fa sicuramente un grande lavoro per tutto quello che riguarda le pratiche amministrative che spesso i disoccupati o coloro che hanno lavori stagionali devono fare. Si pensi al grande lavoro che sostengono ogni settembre, quando tutti i lavoratori stagionali vanno a farne la richiesta, e spesso si trovano appunto tutti questi dipendenti a trovarsi ad affrontare una grande quantità di persone con difficoltà anche logistiche per riuscire a soddisfare tutti i bisogni che ci sono. Da un certo punto di vista l'esigenza maggiore è quello di colmare il mismatch, cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. E ancora su questo si fa fatica, perché il problema è strutturale, non attribuibile ad arti. Se si pensa che in altri stati come l'Olanda, la Germania, si hanno 4 volte tanto i dipendenti per le agenzie dell'impiego, si capisce anche il valore che viene dato a questo tentativo di incontrare la domanda e l'offerta. E in questo la Regione, a parte appunto mettere a disposizione del personale, altro non fa, perché c'è necessità di un dialogo costante con le imprese, cercare di rifare più formazione che venga ben individuata su quelle che sono le esigenze. La Regione Toscana da questo punto di vista non è tra le più virtuose. Ed è tutto per questa puntata di Teleconsiglio Regione, grazie di averci seguito e buon proseguimento con i programmi di TVL.